Il portale istituzionale del comune di Vallo della Lucania finisce nel mirino degli hacker. Ignoti si sono abusivamente introdotti nel sito, modificando contenuti e notizie. A renderlo noto gli stessi amministratori comunali, con poche righe, pubblicate ieri mattina sullo stesso sito. Con menzogne e artifici, si legge nella nota, si tenta di ostacolare il lavoro di un'amministrazione che, con lealtà e spirito di sacrificio, è quotidianamente al servizio della comunità vallese. Denunceremo questo fatto gravissimo alle autorità preposte. La scoperta è stata fatta dal capogruppo consiliare Celestino Sansone, uno dei curatori del sito, che tra domenica sera e lunedì mattina ha ricevuto una serie di telefonate anche da parte di altri amministratori cittadini che gli facevano notare anomalie nei testi pubblicati sul sito. Gli hacker sono riusciti ad impadronirsi del portale e, indisturbati prima di essere scoperti, si sono divertiti a modificare e manipolare informazioni e comunicati. Attraverso una serie di incursioni, i disturbatori si sono divertiti soprattutto ad inserire commenti a loro piacimento. Tra le ultime notizie pubblicate, dunque manipolate, è quella relativa ad un incontro svoltosi qualche giorno fa tra gli amministratori locali e un comitato cittadino per la riqualificazione del centro storico di Vallo della Lucania. Attraverso le azioni di disturbo, ignoti hanno dunque dato una loro versione dei fatti, giocando purtroppo su un servizio utile a disposizione del cittadino. Siamo indignati, commenta Sansone, censuriamo nel modo più assoluto questi tentativi di denigrare il nostro lavoro. Proseguiremo con maggiore determinazione a fare insieme ai cittadini tutto quanto è possibile per vivere al meglio la nostra città. Già ieri pomeriggio gli amministratori comunali hanno avuto un incontro con la società che gestisce il sito, chiedendo spiegazioni sull'accaduto. Immediatamente è stato fatto un controllo sul sistema di sicurezza del portale per risalire all'identità dell'intruso. Sono stati raccolti tutti gli elementi utili per presentare denuncia alla polizia postale ed eventualmente avviare le indagini del caso. Un episodio da non sottovalutare. Il sito di Vallo della Lucania è infatti il principale mezzo di comunicazione e di informazione dell'amministrazione comunale. Ogni mese conta migliaia di contatti. Allo stesso modo registra una buona affluenza la pagina di Facebook del comune di Vallo e quella di Twitter, che è stata menzionata il 13 ottobre scorso come Top Stories Today dal forum della pubblica amministrazione, insieme a quello del comune di Ferrara e al sito Abruzzo Web. Non possiamo sottrarci, aggiunge Sansone, nel proseguire la strategia di comunicazione che abbiamo intrapreso. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere una maggiore interazione con i cittadini, perché la nostra amministrazione è all'insegna della trasparenza.